Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Rocco Siffredi, il famoso pornoattore e regista pornografico italiano, ha iniziato la sua carriera negli anni Ottanta e, nonostante abbia più volte annunciato il desiderio di ritirarsi, continua ancora oggi. Oggi sarà ospite a Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, dove parlerà della sua vita privata. Sappiamo che è sposato dal 1994 con Rosa Caracciolo, ex attrice pornografica ungherese, con cui ha due figli. Rosa Caracciolo, pseudonimo di Irza Tassi, è stata una promettente atleta che ha iniziato a partecipare a concorsi di bellezza in Ungheria, ottenendo diversi titoli. Nel 1993 è diventata testimonial di una linea erotica a Cannes, dove ha conosciuto Rocco Siffredi. Dopo averlo corteggiato a lungo, i due sono diventati partner sia sul set che nella vita privata. Hanno convolato a nozze due volte, nel 1994 a Budapest e nel 1996 in Italia, e hanno due figli, Lorenzo e Leonardo. Nonostante la loro storia d'amore sia solida, la coppia ha affrontato una profonda crisi a causa di un tradimento di Rocco. Rosa ha raccontato di aver scoperto la tresca del marito per sbaglio, ma nonostante il dolore, sono riusciti a superare l'ostacolo. Rosa ha ammesso che all'inizio della loro relazione, Rocco si comportava in modo distante anche in privato, come sul set. Ma con il tempo hanno trovato un equilibrio. La coppia ha superato momenti difficili insieme, sottolineando la loro tenacia e determinazione. Nonostante le difficoltà, Rocco e Rosa sono più uniti che mai e continuano a lavorare insieme, con Rosa che si è